L Abbiamo visto quindi come, anche nell'ambito della filosofia eh, morale, giuridica e politica, Hegel ragiona in termini dialettici. Spero che Hegel vi abbia convinto, cioè vi abbia mostrato. Come l'approccio dialettico, il mostrare come pensando a fondo un concetto esso si rovesce nel suo contrario, sia qualcosa di fecondo anche in un ambito di grande attualità, cioè l'ambito giuridico e politico. Abbiamo visto come chi sembra dipendere da qualcuno finisce in realtà per essere indipendente. Abbiamo visto come proprietà e contratto sono concetti in qualche modo interdipendenti e finiscono per presupporre quello stato che sembra piuttosto scaturire dal contratto, ma in realtà deve precedere. Il contratto medesimo, e abbiamo visto come anche la stessa moralità, l'agire morale, che siamo indipendenti dai vincoli del diritto e dai vincoli politici, perché si direbbe che uno possa agire moralmente anche violando certe volte le leggi per motivi di coscienza. In effetti, anche l'agire morale a ben vedere implica, presuppone si sottomette alla diciamo all'inquadramento. Per così dire, è politico e giuridico, al di fuori del quale la stessa moralità diventa immoralità, diventa ego, eh, come dire, arroganza, presa di posizione presuntuosa e arrogante da chi pretende di avere qualcosa da insegnare agli altri, violando in realtà le leggi a cui tutti dovrebbero sottomettersi lui per primo. Abbiamo visto quindi una serie di esempi di questa intrinseca dialetticità delle sfere legate all'ambito psicologico, giuridico, etico, sociale e politico. E si potrebbe approfondire questa, dinamica, questa struttura dialettica di questo ambito. Un risultato che comunque vorrei che voi coglieste è che secondo Hegel tutti i concetti politici, sociali e giuridici sono interconnessi sistematicamente. Non si avrebbe proprietà senza contratto, entrambi non esisterebbero senza Stato, ma lo Stato è tale in quanto garantisce l'una e l'altra cosa. Cioè, non si può dire voglio uno Stato senza proprietà o senza contratti, uno Stato, per esempio, socialista in cui la proprietà privata fosse abolita, perché si avrà. Una serie di contraddizioni, ma uno Stato talmente liberale in cui lo Stato stesso diventa l'estero di un contratto, anche questo sarebbe un qualcosa di contraddittorio. L'esempio che Hegel porta a questo riguardo è quello del sacrificio. Se lo Stato fosse l'agenzia, qualsiasi un'azienda, no? eh, che noi avremmo messo in piedi come dei soci che si sono messi d'accordo per metterla in piedi perché è, è vantaggiosa per tutti, con un'impresa di carattere commerciale, eh, sicuramente eh, noi non possiamo accettare che questa azienda faccia qualcosa che ci danneggia. Perché se io mi sono associato con voi per vendere delle sedie e ne trago un vantaggio, questa associazione ha motivo di esistere, ma se io, dopo che mi sono associato con voi per vedere serie, vedo, vedo che ci rimetto più denaro di quanto ne guadagno, io vi saluto, scioglio il contratto e vi dico arrangiatevi, perché questa società non produce alcun risultato per me positivo. È la stessa cosa per lo Stato? Se dopo aver firmato l'ipotetico contratto sociale, io mi rendessi conto che lo stato di natura era molto migliore, mi divertivo molto di più quando non c'era nessuno stato e vivevo nella totale anarchia. In questi momenti, io potrei sciogliere il contratto che mi lega a tutti voi allo stato, dicendo: Scusate, ho sbagliato, me ne torno a fare l'anarchico, me ne torno allo stato di natura e selvaggio. Posso io rescindere il contratto che mi lega allo stato? E soprattutto, quali sono le circostanze che mi potrebbero indurre a rifiutare? Di servire lo Stato, per esempio, tutte le circostanze nei quali non trovassi vantaggioso farlo se lo Stato fosse solo il frutto di un contratto. Ma se noi ammettessimo che tutti i cittadini che in qualunque momento trovassero svantaggioso accettare l'esistenza dello Stato potessero sciogliere il contratto che li lega allo Stato, avremmo una situazione ingestibile. Perché? Perché tra le persone che appartengono allo Stato, tra i cittadini, vi ci sono una serie di soggetti che sicuramente non hanno un immediato vantaggio a servire lo Stato. E quali sono questi soggetti? I giudici in prima linea, ad esempio, a combattere la mafia, la criminalità organizzata, i poliziotti, quelli, i soldati, quelli che sono, devono essere pronti per contratto, per così dire, o meglio ancora, perché l'hanno giurato, a dare la loro vita per lo Stato. Allora, che senso avrebbe fare una professione, svolgere un'attività come per esempio prestare servizio militare? Che potrebbe richiedere il sacrificio di sé per lo Stato, se lo Stato esiste in funzione nostra, cioè nessuna azienda può pretendere la vita dei suoi dipendenti. Perché io firmo un contratto e accetto di essere assunto da un'azienda, se sono dei vantaggi. Ma se l'azienda mi dice, carissimo, tu puoi venire assunto, ma in casi particolari di poter dare la vita per l'azienda e io dico no grazie perché io devo guadagnarci dal fatto di lavorare in questa azienda non devo rimetterci ciò che ho di più caro, cioè la mia vita e dovrei rescindere un contratto capestro di questo genere invece il contratto che non esiste in realtà, perché il contratto secondo lei non è ciò che ci lega allo Stato ma il contratto che ipoteticamente mi dovrebbe legare allo Stato Esigerebbe da me anche il sacrificio della mia vita. Quindi, secondo Hegel, ciò che mi può chiedere di morire per lui o per esso, non può essere qualcosa che io ho stabilito perché mi avvantaggia. È piuttosto lo Stato ha bisogno di me, cioè non devo essere io ad avere solo bisogno dello stato, ma anche lo stato deve avere bisogno di me. E questo può valere naturalmente per chi è funzionario dello stato, anche un insegnante, ad esempio, però in caso di guerra, in casi estremi come per esempio di una pandemia, lo stato può chiedere a ciascuno dei comportamenti in cui ciascuno sacrifica i propri beni, i propri interessi per il bene degli altri anche se questo può costare la vita o comunque una condizione di grande sofferenza dei privati, perché in qualsiasi momento ciascuno di noi, in quanto membro dello Stato, deve poter sacrificare i propri interessi per il bene comune. Questa è la concezione che possiamo chiamare repubblicana e che risale a Platone e all'antichità classica. Secondo questa concezione, non sono gli individui. A doversi servire dello Stato, ma è piuttosto lo Stato a doversi servire degli individui. Naturalmente, questa concezione portata alle estreme conseguenze genera quello che nel Novecento è stato il totalitarismo, cioè delle dottrine secondo le quali ciascuno di noi è sacrificabile sull'altare dello Stato, dell'interesse comune. Concezioni arcaiche, platoniche, aristoteliche, tipiche del mondo antico e extraeuropeo superate dal contrattualismo moderno europeo, secondo il quale lo Stato in realtà esiste in funzione degli individui ed è anche la concezione che abbiamo noi oggi, tuttavia, ha delle contraddizioni perché se lo Stato fosse totalmente al servizio degli individui eh, tutte le volte che questo servizio non fosse adeguato l'individuo potrebbe per esempio non pagare le tasse cioè se io ho un servizio da un'azienda che non mi soddisfa cambio azienda e non pago più questa azienda non compro più i suoi prodotti ma compro quelli di un altro invece io non posso non comprare più i prodotti dello stato e dire non mi piace lo stato non pago più cioè, le tasse no perché io non sono anche se pagare le tasse indirettamente mi avvantaggia perché il denaro che io dello stato lo stato lo utilizza per erogare dei servizi, ma anche se ciò non fosse o avvenisse in maniera non del tutto soddisfacente, io sarei comunque tenuto a pagare le tasse perché lo stato ha bisogno di esistere e lui deve esistere prima di quanto non sia utile che esista io, cioè per la comunità è più necessario che esista lo stato che non che esista io e quindi gli individui sono tutti sacrificabili sull'altare del bene comune. Ciò è evidente nei casi di guerra o di pandemia, dove delle misure eccezionali che minano le libertà anche individuali vengono prese perché l'interesse comune prevale su quello individuale. Concezioni arcaiche rischiose, pericolose, possono portare al totalitarismo, ma che sono state ribadite da Hegel, che tra l'altro ha ispirato anche il fascismo, perché attraverso Giovanni Gentile, come abbiamo già detto, Hegel ha ispirato non solo il modo di insegnare filosofia e storia nei licei, ma anche il fascismo, perché Giovanni Gentile, oltre ad essere ministro della pubblica istruzione, fu anche un ideologo del fascismo. E quindi vedete come la concezione di Hegel è una concezione. Un po' ambigua l'esaltazione dello Stato, la statolatria di Hegel, può anche essere letta in chiave di, eh, come dire, precorrimento del totalitarismo. Tuttavia, Hegel non aveva questa intenzione, perché essendo, avendo lui un pensiero dialettico, la concezione di Hegel è più o meno questa: sicuramente non esiste privato se non c'è il pubblico. E senza un pubblico che garantisca i privati, per esempio i contratti e le proprietà, non esisterebbe neanche il privato, per cui la visione liberale in cui tutto deve essere privatizzato e lo Stato è solo una funzione dell'interesse degli individui è una concezione che ha portato a strane conseguenze e genera anarchia, la distruzione dello Stato, perché nessuno sarebbe disponibile a dare la sua vita per il bene degli altri. D'altra parte anche uno Stato in cui tutti fossero asserviti allo Stato medesimo sarebbe uno Stato che non funzionerebbe più come Stato, sarebbe un dispotismo di una specie di eh, despota che eserciterebbe un potere assoluto sugli altri che sarebbero trattati come schiavi. Uno Stato è tale, e non è quindi una forma di dispotismo, se riconosce nel proprio ambito un privato che gli stesso tutela e, e protegge. Nei casi eccezionali è pronto a sacrificarlo, ma di norma dovrebbe essere qualcosa che lo Stato medesimo tutela. Quindi, se non si può avere privato senza pubblico, individui senza Stato, non si può neanche avere pubblico senza privato, perché il pubblico è tale in quanto è ciò a cui tutti i privati dovrebbero concorrere, ma i privati devono esistere affinché esista anche la dimensione pubblica. Quindi vedete che Hegel ha una visione come sempre dialettica sistematica. Potremmo dire un colpo al cerchio un colpo alla botte. No al dispotismo di uno solo, no al totalitarismo diciamo comunista, in cui è abolito il privato, ma neanche un liberalismo ha portato alle estreme conseguenze in cui non c'è più uno spazio per l'interesse comune il bene comune, ma solo mercato. Solo mercato. E Entrambi sono estremi che secondo Egel non sono sostenibili perché generano paradossi e contraddizioni. È interessante perché trattando di questi temi Hegel sviluppa una distinzione che adesso io vi brevemente tratteggio senza svilupparne i tratti dialettici, perché non si finirebbe più. Hegel distingue tre, diciamo. Parti della società che chiama famiglia, società civile e Stato. È il primo autore a distingue chiaramente la società dallo Stato. La parola greca polis, per esempio, individua la città intesa come insieme di soggetti che abitano un luogo e come Stato. Il governo di questi medesimi soggetti. Per cui il concetto di Stato e di società sono abbastanza confusi. Anche Hobbes quando dice si passa dallo stato di natura allo stato civile, intende la società organizzata eh, in cui c'è una forza che controlla eh, pubblicamente le azioni degli individui, ma non distingue nettamente la società dallo stato. No? Invece Hegel distingue i due ambiti, come facciamo anche noi oggi. La società civile che cos'è? L'insieme dei privati che giustamente, legittimamente, perseguono i loro interessi individuali, mentre lo Stato è il medesimo insieme, coincidente dal punto di vista delle, del, di chi lo compone, ma in quanto costoro, perseguono il bene comune. Diciamo che nel primo caso parliamo di. Eh, Diciamo così, sudditi, cioè quelli quali ha per interesse la soddisfazione dei propri desideri. Nel secondo caso parliamo di cittadini, ma sono gli stessi che sono in qualche modo parte di una società in cui svolgono i propri interessi e di uno Stato a cui dovrebbero essere disposti a sacrificarsi. Poi, naturalmente, non tutti hanno la medesima funzione come uno Stato di Platone. Ci sono coloro che devono dalla mattina alla sera dedicarsi al bene comune come funzionari dello Stato e coloro che invece legittimamente devono perseguire gli interessi privati, ma nei limiti della legge, affinché questi poi ritornino, a, diciamo ridondino, per così dire, al fine del bene comune. Quindi vedete che lo Stato di Edo è uno Stato organico, simile a quello delle antiche concezioni platoniche e aristoteliche in cui ciascuno svolge una funzione per il bene di tutti, in cui il privato, cioè la società, esiste in funzione del pubblico, cioè dello Stato. Per Hegel riconosce l'esistenza di una società distinta dallo Stato, in cui si agisce per i propri interessi e aderisce totalmente alle concezioni di quegli economisti, i quali sostenevano che il mercato doveva essere lasciato libero affinché... E poi i prezzi si possono, si possono formare nel modo più efficace e quindi sostenevano il libero mercato, il libero scambio, senza abolendo le dogane, abolendo eh, interne e anche i dazi nei confronti delle merci provenienti dall'estero. Cioè coloro che erano a favore di un'economia di tipo moderno, liberale, quindi proto capitalistico, sono quegli autori che Hegel fa suoi, di cui riconosce il valore. Per cui Hegel accetta l'idea di un mercato libero avanzato, moderno, senza limiti, senza interferenze dello Stato, entro certi limiti, ma riconosce anche che tutto questo deve funzionare per il bene comune, per cui il livello della società e il livello dello Stato sono coesistenti e in qualche maniera complementari, pubblico e privato, Stato, società, eh, interesse comune e mercato. Tutto deve essere, eh, in qualche modo, mh, portato avanti assieme, in modo tale che, il, diciamo, funzioni al meglio. Vedete come la concezione di Ega è una concezione tipo, in qualche maniera... Eh, in dialettica, anche nel senso che tiene conto delle diverse eh, concezioni che si possono avere dello Stato e cerca di conciliarle, di non contrapporle. No? Diremmo che dal punto di vista politico, è una visione di centro, ma non nel centro, diciamo, nel senso che è moderato, non è né di destra né di sinistra. Hegel come dire, riconosce le ragioni della destra e della sinistra, cioè dello Stato del mercato in termini, in termini moderni riconosce le ragioni di entrambe le parti vuole che ciascuna parte porti fino in fondo il proprio tipo di eh, come posso dire eh, le proprie indicazioni ma laddove ciascuna di queste parti se portata alla, alla propria, al proprio estremo cadrebbe in una concezione unilaterale contraddittoria è chiaro che ciò che in ciascuna, in ciascuna parte Produrrebbe di contraddizione, deve essere risolto dall'intervento dell'altra componente. Perciò, se il privato lasciato a se stesso, genera anarchia, per esempio in campo morale, come in campo, nel campo del diritto privato e dei contratti, delle proprietà, allora lì c'è bisogno di uno Stato che intervenga per garantire, per esempio, lo spazio stesso del privato e non lasciarlo, come posso dire, allo stato di natura. Dall'altra parte, lo Stato non può neanche diventare totalitario e completamente oppressivo perché cesserebbe di essere uno Stato, diventerebbe il dispotismo di un individuo su altri individui. Per cui per esistere come Stato deve accettare gli spazi del privato. Ecco dunque, come diciamo, Hegel eh, approfondisce queste tematiche politiche e giuridiche, come detto, di grande qualità e eh, con grande consapevolezza introducendo concetti anche nuovi come la distinzione fondamentale tra società civile e Stato.